Siamo negli studi di Napoli 1 e logicamente con una bella presenza, un ospite che io gradisco, penso come tutti i telespettatori, e una cantante dell'orchestra italiana, lo possiamo dire, no? Dell'orchestra italiana di Renzo Arbore, e ci è venuta a trovare negli studi di Napoli 1. Barbara Bunai. Allora, Barbara, io l'ho voluta intervistare per un semplice motivo, perché il primo curioso sono io, perché la seguo e il suo modo di cantare, le sue interpretazioni mi piacciono, per cui a chi piace mi segue in queste domande. Barbara, il gruppo dell'Orchestra Italiana ti ha dato modo di girare il mondo, penso, no? Sì, in effetti sì, io sono entrata nell'Orchestra Italiana a gennaio, saranno 18 anni, e ho cominciato subito con le tournée all'estero. Devo dire che sono stata fortunata, ho potuto vedere tutti i continenti, mi mancano solo i due poli. Ah, benissimo, questa è un'esperienza, penso, che fa un po' invidia a tutti, perché oggi il mondo, è vero che le distanze si sono accorciate, però farlo in modo artistico come lo fai tu, con un'orchestra alle spalle, uno spettacolo così bello della canzone classica napoletana, penso che anche a me piacerebbe. Vorrei avere le tue capacità per poter far parte pure io di un'orchestra così importante come quella, l'Orchestra Italiana. Però Barbara, io ho saputo che tu sei entrata dopo nell'orchestra, perché mi pare nel 90... Ho sostituito nel 95 Francesca Schiavo, che ha lasciato. Ah, benissimo, perché partì l'Orchestra Italiana nel 93, mi pare. Tra il 92 e il 93. Sì, ricordo, perché mi piaceva molto, mi piacevano gli arrangiamenti, e poi dopo ho seguito quando è entrata a far parte come voce femminile, unica voce femminile, giusto? Sì. Barbara, buon aiuto. Barbara, ma questa esperienza, al di là di tutto, non fa sì che ti piacerebbe anche fare la cantante solista, cioè senza orchestra, solo come Barbara Buonaiuto? Beh, ovviamente è una delle cose a cui aspiro, che però non è incompatibile con il lavoro con l'orchestra. Certo, infatti. In realtà io sono quasi da subito, ho cominciato ad avere delle situazioni mie musicali da solista, che però ho fatto procedere parallelamente al lavoro dell'orchestra. E poi vabbè, si lavora ovviamente su ambi i fronti, insomma. Certo, penso. Ambo che... i fronti. Sempre con validi musicisti, perché sì. una voce come la tua giustamente deve andare avanti con musicisti bravissimi, con arrangiamenti particolari, penso. Ma io mi ritengo una persona fortunata, perché in genere ho collaborato sempre con musicisti molto bravi e tendo ad avere rapporti amichevoli, molti sono amici, ce ne sono alcuni che per me sono proprio persone della vita, insomma. E questo è il bello, perché fa sì che si intrecciano bene, si fa un solo corpo tra musicisti, musica e interpretazione canone, no? È così. Poi se si ha la passione in comune, diciamo, è anche più semplice che venga fuori questo bel mix. E infatti io ti seguirò, perché mi è venuto all'orecchio, ho saputo che c'è un evento prossimo. Sì. Questo mi fa piacere che ce lo spieghi, così anche i telespettatori magari che non sapevano e che non leggono spesso il giornale o le notizie che magari vengono diffuse con questo tipo di in modo artistico, è meglio che ce lo dici tu, così ti seguiamo. Ho avuto la fortuna di far parte quest'anno del cartellone autunno-inverno del Trianon. Dico Trianon, ci tengo, perché in genere si dice Trianon, invece la pronuncia esatta, noi a Napoli cambiamo sempre gli accenti, invece è Trianon, che è il teatro della canzone napoletana, tra l'altro è dedicato a Raffaele Viviani, che è uno dei poeti, dei autori che io preferisco, e il 7 dicembre avrò il mio debutto teatrale come Barbara Buonaiuto, accompagnata da un gruppo di miei amici e colleghi validissimi, eccezionali, Napoli Virtuosa. Dunque 7 dicembre, venerdì alle 21 al Trianon. I miei compagni di viaggio sono Michele Montefusco alla chitarra, Claudio Catalli alla fisarmonica, Nunzio Reina al mandolino,
Peppe Sannino alle percussioni e Roberto Giangrande al contrabbasso. Che bel gruppo! Io sarò il primo a venirti a vedere, perché sicuramente sai che a me piace molto la classica napoletana, il modo di come la interpreti tu, perché non ci vuole solo una bella voce come la tua, ma anche il modo e l'interpretazione. Sì, no, non si dice solo per sviolinate, perché poi non c'è nessun ritorno per il quale io possa sviolinare e dire che quello che è Barbara, anche perché abbiamo avuto modo, noi ci siamo conosciuti in una serata, e questo lo voglio dire perché Barbara, tu ti prodighi anche alla solidarietà, penso. Si fa quel che si può, non è che ci sono persone che fanno molto di più. Quando mi è capitata l'occasione l'ho potuto fare, l'ho fatto volentieri tutto qui. Ma io parlo sempre del nostro piccolo, perché anch'io in quello che mi propongono per solidarietà, quello che posso fare lo faccio. Questo so che lo fai anche tu, l'abbiamo fatto in una serata in un teatro, ricordo benissimo, e fui colpito dalla tua interpretazione di una canzone in particolare che poi conoscono tutti i napoletani, sì. Tammurriata. Penso che anche i telespettatori saranno felici e quindi ti verranno a vedere. Ricordiamola. Io me lo auguro. 7 dicembre, venerdì, Teatro Trianon, Barbara Buonaiuto con Napoli Virtuosa in Napolitanata. Una curiosità, ma Renzo lo sa? Certo che lo sa. E ti viene a vedere? Io spero, non so perché in questo periodo lui è abbastanza impegnato, ci eravamo già sentiti, io sapevo che... però non si sa mai, comunque lo sa, mi ha dato la sua benedizione. Benissimo, allora siamo tranquilli, sicuramente farà il tifo per te. Come sì, io lo dico il sì. Tifo perché sai che io conduco una trasmissione sportiva, quindi mi viene un po' spontaneo dire fa il tifo, però in effetti quando si va ad ascoltare un concerto si fa proprio da competenti ascoltatori della classica napoletana. E poi mi fa piacere... se il pubblico sarà incuriosito, se le persone a casa saranno incuriosite, perché sarà è un concerto di classici napoletani, ma con una scaletta un po' insolita, con delle sorprese, insomma io credo che sia un bello spettacolo, credo che possa piacere a molte persone. E se lo dici tu ci crediamo pure noi, perché sappiamo la tua serietà, e quando fai un progetto è scelto veramente con i canoni giusti per fare una bella figura, no? Allora, io penso che possiamo concludere qui, Barbara, questo nostro dialogo, perché abbiamo fatto anche capire ai telespettatori che c'è questa possibilità al Trianon il 7 dicembre, dove saremo tutti ad ascoltare la prima. È il mio debutto. È sì, il debutto è il mio di debutto. Barbara Buonaiuto. Io ti saluto, Barbara, insieme ai telespettatori di Napoli 1. E io saluto tutti voi. Ci vediamo al Trianon.